Sul livello nazionale noi abbiamo la necessità di abbassare le tasse ai lavoratori, dipendenti e pensionati per fare ripartire i consumi e di intervenire sul cuneo fiscale su quelle aziende non solo che fanno sviluppo e investono, ma soprattutto su quelle aziende che assumono. Perché il problema che abbiamo oggi è il fatto che questo paese è bloccato, troppa disoccupazione. Sul piano più locale, più regionale, ci sono grandi partite che vanno giocate, a partire dalla questione della precarietà. La precarietà nel privato oggi si trasforma in lavoro nero, in realtà è questa. Lavoro camuffato, i LAP non sono spesso LAP ma sono lavoratori dipendenti. Nella precarietà pubblica abbiamo decine di migliaia di persone a cui va data una risposta, che va stabilizzata, va reso funzionale. E poi c'è il grande problema dell'impresa, perché l'impresa qui, noi stiamo chiudendo le fabbriche che c'erano, l'ossatura di questa Sicilia, e se lo faremo sarà un danno per la capacità di ricchezza, di proporre ricchezza. Penso al cantiere navale, alla Fiat, all'Imeise, alla Keller. E allora lì dobbiamo fermare il declino e ripartire con una proposta tutti insieme, assieme ovviamente anche alle amministrazioni pubbliche, alle quali però chiediamo maggiore serietà e capacità e rispetto del sindacato e dei lavoratori e possibilità di sederci a un tavolo a fare ragionamenti più seri. Sono Gianni Borrelli, sono segretario provinciale della Will Temp, il sindacato che si occupa di lavoratori precari, lavoratori Coca-Cola, lavoratori a partita IVA, tutti i lavoratori sfruttati che di nascosto nascondono un lavoro nero, lavoratori subordinati che vengono contrattualizzati con questi contratti atipici per aggirare le norme che garantiscono i diritti dei lavoratori. Oggi siamo in piazza perché la Sicilia è piena di questi lavoratori, è piena di lavoratori precari, è piena di lavoratori che vengono sfruttati. Quel po' di lavoro che c'è viene dato sotto forma di ricatto, facendo sottoscrivere contratti che non garantiscono i lavoratori. Chiediamo all'Italia, chiediamo a questo governo nazionale di mettere mano a questi contratti, eliminarli e far rispettare i diritti di tutti i lavoratori.